Ciao 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 a tutti! Oggi sono qui a proporvi un video tag che si chiama 15 domande sulla moda. L'ho trovato particolarmente carino e adatto per noi signore e signorine e quindi ve lo propongo. Io l'ho trovato così guardando qua e là in YouTube sul canale di LilyTree78. E questo è un video che lei ha pubblicato ben 8 anni fa, nel 2010. Non mi sembra di averlo visto proposto recentemente, quindi lo faccio io. Lei diceva nel suo video che l'ha trovato su alcuni canali francesi, quindi non so se è circolato anche qui in Italia, ma comunque parto subito con le domande, che sono appunto 15, stringiamo un po' i tempi. Allora, la prima domanda. Qual è per te il capo pezzo indispensabile nella moda? Direi che è più di uno. Secondo me sono gli accessori. Per me, con l'accessorio giusto, che può essere un bijou piuttosto che una bella borsa, una bella sciarpa, si può ravvivare qualsiasi tipo di stile, di abito. Ad esempio, un semplice tubino nero che è il passepartout per tutte le occasioni, con l'accessorio giusto, di volta in volta diventa diverso. Ad esempio, il tubino nero lo puoi portare col tacco 12 e gioielli importanti, ma lo puoi sdrammatizzare anche con una sciarpetta al collo e gli anfibi ai piedi, cosa che io non farei mai, peraltro. Però ecco, sono inginocchiata in terra, non sono comodissima. Vediamo qua se c'è qualcosa che può aiutarmi. Scusate, arrivo subito. Ecco qua, bel cuscinotto, altrimenti mi massacro le ginocchia. Ecco qua. La seconda domanda. Quale pensi sia la peggiore gaffe di moda? Secondo me la peggiore gaffe di moda è voler indossare a tutti i costi un capo che non ti dona solo per il fatto che sia di moda. Ecco, è una cosa che io non concepisco. Va bene seguire la moda, però sempre adattandola al proprio stile, al proprio fisico. Credo che indossare una cosa solo perché è di moda e volerla indossare a tutti i costi alla fine ti faccia sentire, credo, un po' goffa, un po' insicura, quindi per me questa è la peggiore gaffa. La terza domanda, i colori che porti di più? Pensando al mio guardaroba, direi che i colori che porto di più sono o tanto nero, o tanto grigio, ho tanto bianco e ho molte punte di rosso che vanno dal turchese, non punte di rosso, punte di colore, che vanno dal turchese al rosso, al rosso, anche dai bei verdi brillanti. Poi i colori che porti di meno, colori che porto di meno, che proprio non amo portare, non ho niente di quel colore, è il giallo. Il giallo proprio, non ho nulla di giallo. Non amo moltissimo nemmeno l'arancione e neanche il marrone. Ho qualcosina, ma non li indosso volentieri, trovo che non mi donino. Poi la quinta domanda, qual è per te un accessorio indispensabile per donare stile ad una mise indispensabile, l'accessorio indispensabile. Non ne so scegliere uno soltanto. Ripeto, può essere un bel bijou, è il discorso che facevo all'inizio, un bel bijou piuttosto che un bel foulard, una bella sciarpa, una bella borsa. Diciamo che sono parecchi gli accessori che sanno donare un tocco in più ad un qualsiasi tipo di abbigliamento. Poi la sesta domanda, abbini il make-up all'abito? Qualche volta sì, qualche volta no. Diciamo che se è per un'uscita importante, tra virgolette, cerco di abbinare anche il trucco all'abito. Per esempio, se indosso qualcosa di rosso, non mi truccherei mai di verde. Piccolo esempio. La settima domanda, segui la moda alla lettera? Assolutamente no. L'ottava domanda, il tuo pezzo preferito del momento? Il mio pezzo preferito del momento, in questo momento di inverno, sono le sciarpe, i foulard, il girocolli, le sciarpette circolari. Ho fatto un video a proposito solo su questo.
Scusate. La nona domanda. Una moda che non ti piaceva e alla quale non hai ceduto. Sto pensando. Una moda che non mi piaceva e alla quale non ho ceduto. No, non mi viene in mente niente. No, non saprei dire. Ci sono tante cose della moda che non mi piacciono. Ad esempio, le scarpe con la zeppa, i sandali con la zeppa, non mi sono mai piaciuti. Ne ho anche comprati alcuni, però non li indosso mai. Magari li ho comprati perché mi piaceva la tomaia, però cioè come erano lavorati, il colore. Però magari poi li ho messi una volta e poi non li ho più messi. Poi invece una moda che non ti piaceva e che infine hai seguito. No, se non mi piace, non. No, ritorno all'esempio di prima, i sandali con la zeppa, ecco. Non. La decima domanda, no, l'undicesima domanda, la moda stile che hai preferito, vissuta o non? Ragazzi, io ho vissuto la mia gioventù, la mia adolescenza, ma anche la mia adolescenza più matura nei mitici anni 70, le camicie, le magliette, le camicie. Con le maniche a campana, i pantaloni a zampa d'elefante, i nastrini qui nei capelli, tutte queste cose, non so, è stata una moda gioiosa. Si veniva dagli anni 60 che ancora imponevano in un certo qual modo ai giovani un certo tipo di abbigliamento, e gli anni 70 invece è stata davvero una rivoluzione gioiosa e colorata. Quella è una moda che mi è piaciuta tantissimo. La dodicesima domanda: sei favorevole o no all'indossare i tacchi prima dei 14 anni? Non sono assolutamente favorevole. Una ragazza in crescita fino ai 18 anni a volte, ed è in crescita tutto il sistema scheletrico della persona, quindi soprattutto la colonna vertebrale. I tacchi prima dei 14 anni, ma anche dopo, diciamo fino ai 16 anni, io i tacchi non li farei mettere. Ecco. La tredicesima domanda. La tua icona di moda o fonte di ispirazione? Non ne ho, non mi viene in mente nessuno, non ho nessuna fonte di ispirazione nella moda, anche perché sono abbastanza spiccia io nella moda. La quattordicesima domanda: cosa ti piace e cosa non ti piace della moda? Della moda mi piace la fantasia. Oggigiorno si possono seguire davvero 10.000 stili diversi senza incorrere nel rischio di essere fuori moda, perché veramente. Ci viene proposto di tutto: la gonna corta, la gonna lunga, i pantaloni stretti, i pantaloni a zampe, i pantaloni larghi, cargo, di tutto e di più. Quindi questo mi piace della moda. Non mi piace a volte il fatto che vengano proposti dei tipi di abbigliamento assolutamente improponibili, che stanno male anche addosso alle modelle, secondo me, e la gente. Pur di avere il capo alla moda, compra anche questi capi per me brutti. La quindicesima domanda. Descrivi in qualche parola il tuo stile. Il mio stile è uno stile più sullo sportivo che il classico. Io sono quasi sempre in jeans, maglioncini, magliette. Mi piacciono molto gli abitini d'estate, però sempre molto. Così, shuan shuan, niente di elegante, solo raramente per occasioni particolari mi vesto elegante, però non mi sento mai perfettamente a mio agio quando mi vesto in modo un po' più ricercato, un po' più elegante. Diciamo che, detto in poche parole, il mio è uno stile sportivo. E qui finisce il tag delle 15 domande sulla moda. Siete tutte taggate, spero di vederlo. Di vederlo visto, bellissimo questa cosa, di vederlo nei vostri canali, mi piacerebbe sapere le vostre idee sulla moda. Vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!